Emilio Tangari, 25 anni compiuti da qualche settimana e una passione, la BMX. Noi del Fatto lo abbiamo incontrato per scambiare due chiacchiere e realizzare il suo desiderio, sensibilizzare la gente a sport alternativi che non siano i soli conosciuti. Ciao Emilio, come nasce la tua passione per la BMX? Ciao, allora la mia passione nasce inizialmente 6 anni fa, quando per la prima volta mi sono messo ai piedi pattini, perché fondamentalmente non avendo a disposizione denaro proprio per prendere la bici, perché alla fine costa molto, mi sono dovuto accontentare di un altro sport, diciamolo così, alternativo, un sport che almeno qui al sud non sono conosciuti. Successivamente, dopo quasi 4 anni di pattinaggio aggressive, ho comprato una BMX, avendo iniziato a lavorare. Successivamente dalla BMX, non trovandomi bene, perché le nostre purtroppo infrastrutture non lo permettono, sono dovuto accontentare di comprare una mountain bike. E con la mountain bike, bene o male, avete visto quello che si può fare. Purtroppo senza niente, perché ad oggi a Molfetta, nonostante ripetute richieste al comune, non ci hanno ascoltato, non mi hanno ascoltato, perché purtroppo io sono solo a praticare questo sport. Un po' di tempo fa voi del Fatto avete pubblicato un evento dove comunque dei ragazzini venivano fermati dalla polizia municipale, erano a bordo di skate, purtroppo proprio per l'assenza di queste strutture sono stati trovati dentro una scuola dove si allenavano tranquillamente, dove macchine non passavano e non davano fastidio a persone. Il tutto nasce come un divertimento, perché è così che deve nascere. Nasce come un divertimento che non va mai abbandonato, non deve essere mai qualcosa di più di un divertimento. Se c'è la possibilità futura è tanto di guadagnato, altrimenti deve rimanere un divertimento, lo si fa dopo aver finito di lavorare, dopo aver finito di studiare, si può fare quando si vuole, se il tempo permette. C'è un invito che vuoi fare magari a chi ha la tua stessa passione a Molfetta? Sì, dico solo non vergognatevi di cadere, perché cadere fa parte del gioco, non vergognatevi di niente, non abbiate paura, alla fine è sbagliando che si impara e talvolta è proprio cadendo che si imparano gli errori per non ripeterli più. Quando volete posso lasciarvi pure i miei recapiti, ci troviamo insieme, tanto per me è sempre un divertimento, anche perché come vedete sono sempre solo. Grazie mille. Grazie a voi.